Buongiorno a tutti, sono Chiara Sedegnini, sono una giornalista, lavoro per il Corriere della Sera e sono un'ex alunna del Collegio Visieri. Prima di tradire l'Accademia per la professione ho studiato lettere e storia d'Europa e ho deciso di partecipare anch'io a la cultura per dare il mio piccolo contributo. Pur non essendo una ricercatrice o una docente, ho cercato di mettere in piedi qualcosa che possa somigliare, diciamo, a un contributo accademico, cercando un punto di incontro tra la mia esperienza professionale e i miei ormai lontani ricordi universitari. Ho pensato che potesse essere interessante raccontare un pezzettino della storia del giornalismo italiano attraverso la storia di un giornale locale. Ho scelto come giornale locale in questione l'Eco di Bergamo, perché sono bergamasca, quindi sono estremamente di parte, e poi perché credo che in questi giorni abbiamo tutti avuto modo, insomma, di constatare quanto la stampa locale sia fondamentale, stia facendo un lavoro assolutamente insostituibile, e in particolare l'Eco di Bergamo, essendo il principale quotidiano di una delle province più colpite, in queste settimane sta dando prova, insomma, di una grande forse una grande capacità di raccontare il suo territorio. Io credo che molti di voi abbiano visto il video di cui vi propongo uno screenshot qui sopra, che è fatto giro, diciamo, dei media nazionali e internazionali e che appunto mostra proprio alcune delle pagine dell'Eco di Bergamo, purtroppo le pagine dei necrologi, e anche l'articolo qui accanto, invece, che è un articolo del Washington Post, che attraverso i necrologi comparsi sull'Eco di Bergamo nei giorni dell'epidemia, racconta lo strazio, insomma, del territorio. A me è sembrato, insomma, un piccolo omaggio avere la possibilità di raccontare la storia di questo giornale. Ho strutturato questo piccolo incontro, racconto virtuale in tre parti. La prima ha un carattere più introduttivo, perché per poter, diciamo, iniziare a raccontare la storia dell'Eco di Bergamo dall'anno della sua fondazione nel 1880, era necessario prima tracciare un po' un quadro della situazione editoriale del paese in quel periodo storico. Poi c'è una parte centrale dedicata agli anni iniziali di vita della testata dell'Eco di Bergamo, quindi. E ho scelto di arrivare fino al 1946. Ovviamente avrei potuto andare avanti fino al presente, perché l'Eco di Bergamo è ancora in ruggente attività, direi, ma non sarebbe stato possibile, diciamo, a livello di tempi. E in più mi sembrava utile concentrarmi su quelli che sono, a mio parere, gli aspetti più interessanti della storia di questa testata, cioè gli anni iniziali, appunto, e poi gli anni di coesistenza con il regime. Perché mi sembrava un buon modo per raccontare che cosa ha significato per il giornalismo l'avvento del regime fascista e in che modo il regime si è confrontato con la stampa libera. E quindi ho dovuto necessariamente accelerare un po' in alcune fasi storiche, spero che, insomma, mi perdonerete per questa scelta. Allora, iniziamo con alcune considerazioni di base. Come nasce un giornale? Un giornale nasce, come tantissimi altri prodotti, quando c'è un incontro tra domanda e offerta. C'è però un terzo requisito assolutamente determinante, che è la libertà di stampa. È chiaro che sono sempre esistiti giornali e pubblicazioni periodiche anche in assenza della libertà di stampa, però potete immaginare quanto più complesso fosse mettere in piedi un prodotto di stampa clandestina nell'Ottocento. Per quanto riguarda l'epoca storica di cui stiamo parlando noi, cioè l'Italia post-unitaria, il terzo requisito, quello politico della libertà di stampa, c'è. C'è a livelli quasi completamente inediti, nel senso che nella penisola italiana non era mai stato sperimentato un livello di libertà di stampa paragonabile a quello che gli italiani possono, di cui gli italiani possono usufruire in questo periodo, grazie allo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino nel 1848, all'articolo 28, stabilisce che la stampa è libera nei limiti previsti dalla legge. La legge in questione è la legge del 26 marzo del 1848, appunto degli stessi giorni, e di fatto sancisce il passaggio da un sistema che prevede una censura preventiva sulla stampa a un sistema che prevede un controllo a posteriori, che va a punire solamente coloro che commettono degli abusi, secondo come sono stati descritti all'interno del codice. Quindi un sistema decisamente più libero. Accennavo al fatto che questo è un livello di libertà di stampa inedito per la penisola italiana. C'è però una parziale eccezione, ovvero le repubbliche
sorte in Italia nel triennio rivoluzionario, fine Settecento, come la Repubblica Cisalpina o la Repubblica Partenopea, che hanno visto un breve ma assolutamente decisivo momento di grande libertà di pensiero e di stampa anche, tant'è vero che in quei 3 anni fiorirono in queste repubbliche tantissimi giornali che ebbero un'influenza poi piuttosto significativa, diciamo, anche a livello culturale, come il Monitor Italiano, diretto per un breve periodo anche da Ugo Foscolo, o il Giornale Senza Titolo, sempre a Milano, oppure per quanto riguarda la Repubblica Partenopea, il Monitore Napoletano, diretto da Eleonora Pimentel Fonseca, che era un'intellettuale, una delle grandi protagoniste di quella straordinaria ma sfortunata stagione politica. Per quanto riguarda invece la domanda e l'offerta, è ovvio che né l'una né l'altra mancassero nella seconda metà dell'Ottocento in Italia, al contrario. Per quale motivo? L'offerta non mancava perché esistevano ovviamente in tutti i centri, piccoli, medio, grandi, che fossero dei ceti colti o dei gruppi di interesse o delle istituzioni culturali, insomma, a vario titolo degli attori che potevano avere interesse anche i mezzi culturali oltre che economici per esprimere una loro voce nel panorama editoriale. E per quanto riguarda invece la domanda, ovviamente è in parte connaturata all'uomo, nel senso che l'essere umano per sua natura ha bisogno di informazioni, come testimonia il fatto che in forme ovviamente più primitive, semplici di informazione periodica anche esistevano nel nostro paese, come del resto in chiunque altro, già in epoche decisamente più remote rispetto a quella di cui stiamo parlando ora. Le prime gazzette o i primi fogli di informazione o fogli avvisi risalgono al 500-600 e in quel periodo storico nasce anche il nome che identifica ancora oggi molte delle nostre testate preferite, il nome della parola gazzetta, che identificava in realtà la moneta con cui venivano acquistati questi fogli avvisi nella Repubblica di Venezia. È chiaro però che con lo sviluppo e l'affermazione di un ceto borghese la domanda di informazione si fa più strutturata, più persistente, perché, come diceva Hegel, la lettura del quotidiano diventa la preghiera del mattino dell'uomo moderno, anche in virtù ovviamente del mestiere, no? Di mestieri fatti, diciamo, dalle persone che appartenevano in questa fase al ceto borghese, per loro natura avevano più bisogno, diciamo, di una lettura quotidiana dei giornali per mantenersi aggiornati sulle novità politiche, sulle novità economiche o del commercio, banalmente. Ovviamente tutto questo non può però prescindere dal fatto che l'Italia della seconda metà dell'Ottocento ha tutta una serie di caratteristiche che si rivelano problematiche per il fiorire e il nascere, l'affermazione di una moderna industria dell'informazione. I motivi sono numerosi, è chiaro che dal 1861 l'Italia è unita dal punto di vista politico, ma resta molto disomogenea da qualunque altro punto di vista, virtualmente, quello economico, quello culturale, quello sociale, quello linguistico. Cosa significa questo? Che mentre in altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti, più o meno in questo stesso periodo storico, la possibilità di avere un mercato linguistico omogeneo offre la possibilità agli imprenditori di mettere insieme dei piccoli imperi editoriali con la vendita di una stampa popolare a carattere nazionale, con tutti i limiti che questo può avere, insomma, nell'Ottocento, e quindi di creare delle strutture anche economicamente solide che possono un domani dare vita a nuovi giornali. Questo è impossibile in Italia, è impossibile per motivi linguistici, come ci siamo detti, perché il dialetto rimane la prima lingua di molti italiani dell'epoca, ma anche perché ci sono enormi problemi distributivi, i collegamenti in Italia in questo periodo sono ancora abbastanza scarsi. In più c'è anche un problema di natura industriale, perché l'Italia è ancora un paese essenzialmente agricolo in questa fase, è un paese in cui l'industria è limitata quasi esclusivamente alle regioni del nord, soprattutto a Lombardia e Piemonte, e è anche un paese in cui la popolazione è per lo più analfabeta, il tasso di analfabetismo secondo le stime del 1871 riguarda il 68,8% della popolazione, le donne sono tenute quasi completamente al di fuori dei circuiti educativi, quindi le donne sono ancora più analfabete degli uomini e solamente nelle stesse due regioni già citate, in virtù del loro grado di relativo avanzamento dal punto di vista industriale, l'analfabetismo risulta meno incisivo, quindi in Lombardia e in Piemonte. C'è anche poi un grosso problema riguardante il costo dell'informazione, nel senso che i giornali, a seconda del loro formato, costano in questa fase 10 o 5 centesimi e il salario medio
inferiore alle 2 lire al giorno. Di conseguenza potete ben capire come di fatto il lettorato potenziale di un giornale italiano nella seconda metà dell'Ottocento fosse estremamente limitato e quasi esclusivamente limitato alla classe borghese. Il problema industriale che abbiamo citato non è di poco conto perché comporta tutta una serie di limiti nella possibilità di sviluppare un'industria dell'informazione. Vi faccio un esempio. In Italia a fine 800 la maggior parte dei giornali venivano stampati con il torchio tipografico a vapore, che permette, nella migliore delle ipotesi, di stampare, diciamo, 300 copie l'ora, o comunque una cifra che si colloca intorno a quest'unità di misura. Invece il Times di Londra, già dagli anni 40 dell'Ottocento, utilizzava una macchina di stampa a 4 cilindri verticali che permette di stampare 5.000 copie all'ora, quindi la differenza abissale. Potremmo fare moltissimi esempi: l'uso del telegrafo nelle redazioni dei giornali e nemmeno nella prima storica agenzia di stampa italiana, la Stefani, non si è ancora affermato, mentre esistono già collegamenti telegrafici nella maggior parte dei grandi quotidiani europei. Quindi esiste una condizione oggettiva di arretratezza. Nonostante questo, è ovvio che in Italia esistono i giornali, esistono da secoli. Per tradizione si indica nella Gazzetta di Mantova, il primo quotidiano italiano, il primo numero risalirebbe al 1664. E negli anni 60 dell'Ottocento, però, ci sarebbero circa 300 periodici in tutta Italia. Nell'epoca storica di cui stiamo per parlare, quindi gli anni 80, il quotidiano più venduto è la Gazzetta del Popolo, un quotidiano che ha segnato la storia del giornalismo italiano, che ha continuato ad uscire fino al 1983, quindi con ben 135 anni di storia, essendo stato fondato nel 1848. In questo periodo storico la Gazzetta del Popolo vende circa 10.000 copie. La media degli altri quotidiani, di tutti gli altri quotidiani della penisola, è di circa 2.000 copie. Questo vi dà l'idea, insomma, di quali fossero le dimensioni del mercato editoriale dell'epoca. Già nel giro di 10-15 anni, però, la Gazzetta del Popolo si vedrà sottrarre il suo primato da un altro quotidiano che ha fatto assolutamente la storia della stampa italiana, che è Il Secolo, fondato nel 1866 da un editore geniale, coraggioso e molto acuto nell'analizzare i cambiamenti del mercato, Edoardo Sonzogno. Il direttore nei primi decisivi anni di vita del Secolo è Ernesto Teodoro Moneta, un grande intellettuale, futuro premio Nobel. Il Secolo si può considerare a pieno titolo il primo giornale moderno d'Italia, il primo a scegliere di avere il telegrafo, per esempio, il primo anche a introdurre tutta una serie di novità tecniche che quindi rendono la produzione più rapida. Alla fine dell'Ottocento il Secolo però verrà sfidato da un altro grande quotidiano, il Corriere della Sera, fondato 10 anni dopo, sempre a Milano, che in questi anni quindi un po' va a sottrarre a Torino il primato, diciamo, dal punto di vista della vita dei quotidiani, insomma. Ci sono tantissimi altri quotidiani, ovviamente in Italia in questa fase io non posso citarli tutti. Sembrava ineludibile citare La Nazione di Firenze, Il Sole, fondato a Milano nel 1865, l'antenato del Sole 24 Ore, insomma. E visto che noi andremo a parlare molto di stampa cattolica, essendo l'Eco di Bergamo un quotidiano cattolico, l'Osservatore Romano, la cui serie quotidiana, dopo un periodo, diciamo, con una periodicità diversa, è stata avviata nel 1861. Gli anni 80, che sono quelli su cui noi ci concentreremo, sono un periodo di grandissima fioritura, nascono tantissimi quotidiani in questa fase. Io ho messo una piccola lista, ovviamente ce ne sarebbero molti altri che si potrebbero citare. Ovviamente anche l'Eco di Bergamo fa parte di questo elenco di giornali nati negli anni 80 dell'Ottocento. Quali sono le caratteristiche che accomunano i giornali nati negli anni 80? E perché soprattutto ne nascono così tanti? C'è un tema di economico dietro, nel senso che c'è qualcuno che, guardando anche allo sviluppo del Secolo di Sonzogno, annuda un affare che però non c'è. Perché, come scrive Paolo Murialdi nella sua Storia del giornalismo italiano, ancora nel 1905, quindi molti anni dopo rispetto a quelli di cui stiamo parlando noi, la maggior parte dei quotidiani italiani chiude ancora il bilancio in deficit. Il passivo, qui cito testualmente Murialdi, era accettato come inevitabile per una stampa che aveva soprattutto motivazioni politiche. E qui veniamo al dunque, cioè gli anni 80, in generale tutta la seconda metà dell'Ottocento, sono decenni di grandissima dibattiti pubblici,
decenni di vivacità dal punto di vista culturale nel nostro paese e di conseguenza la politica è la prima leva che spinge intellettuali, politici, attivisti, forse oggi li chiameremo così, a spendersi per dare vita a una testata che possa rispecchiare il loro punto di vista. E, ovviamente tra le voci che si levano in questa fase c'è anche quella dei cattolici, ed è così che arriviamo appunto a parlare della stampa cattolica di cui Lecco di Bergamo fa parte. Mi sono accorta che c'era un problema nella slide precedente, quindi l'ho riproposta qui in una forma non tagliata. Dicevamo comunque, i cattolici nel Regno d'Italia. Che cosa significa essere cattolici nel Regno d'Italia all'indomani della Breccia di Porta Pia? Il rapporto ovviamente tra la Chiesa e il Regno italiano, e in conseguenza tra i cattolici e la vita politica italiana, in questa fase è quantomeno burrascoso. Nel 1880, anno in cui Lecco di Bergamo viene fondato, sono passati solamente 10 anni dalla Breccia di Porta Pia. E ricordiamo che il Papa si dichiarò e si considerava ancora in questa fase prigioniero politico del governo italiano. L'occupazione dei territori della Santa Sede era stata definita in un'enciclica ingiusta, violenta, nulla e invalida. È una fase in cui, peraltro, il Regno mette in campo tutta una serie di iniziative, leggi anche sfacciatamente e smaccatamente anticlericali. Io potevo fare tantissimi esempi, ma si può citare l'espropriazione di alcuni conventi, non pochi tra l'altro, l'estensione al clero del servizio militare, ma anche dei gesti simbolici che a distanza di secoli possono sembrare meno significativi, ma che all'epoca venivano visti come dei veri e propri, diciamo, attentati all'immagine e alla supremazia della Chiesa. Mi viene in mente la costruzione della statua di Giordano Bruno al Campo dei Fiori. Il monumento è stato inaugurato nel 1889 e ha causato, diciamo, scompiglio per anni. Il fatto stesso che venisse progettato un simile monumento venne reputato dal Papa come uno smacco vero e proprio. Qual era quindi l'atteggiamento dei cattolici, dei numerosi intellettuali cattolici che ovviamente rappresentavano una percentuale non certo trascurabile dell'intelligenza italiana in questa fase. È noto ovviamente l'atteggiamento, la regola, diciamo, in base a cui si improntava il loro atteggiamento, che è quella dettata dal Non Expedit del 1868, quindi una raccomandazione con cui il Papa di fatto ingiungeva ai cattolici di non partecipare alla vita politica del regno. Prima ancora del Non Expedit, in realtà esisteva già uno slogan che in qualche modo racchiudeva questo atteggiamento in modo ancora più chiaro e diretto, secondo me, che è né eletti né elettori. È uno slogan che era stato coniato da Don Giacomo Margotti sul quotidiano che lui dirigeva, un quotidiano cattolico, appunto, si chiamava L'Armonia, e ci dà l'idea, insomma, di quale fosse un pochino il ruolo della stampa cattolica in questa fase, cioè era il luogo in cui avveniva dibattito dei cattolici su come partecipare alla vita politica del paese senza partecipare alla vita politica del paese. Un apparente paradosso, ma c'erano tutte delle strategie attraverso cui i cattolici riuscivano a dire la loro e far sentire la loro voce pur mantenendosi al di fuori delle elezioni politiche. Il Non Expedit non riguardava le elezioni amministrative, quindi nelle realtà locali i cattolici giocavano il come la loro parte, anche diciamo a livello politico. È vero però che nel corso degli anni il Non Expedit andò lentamente allentandosi nei fatti, restava comunque molto teso il rapporto tra Stato e Chiesa, ovviamente. E nel 1880, poco prima delle elezioni, un altro giornale cattolico, Il Cittadino di Brescia, che era nato pochissimi anni prima e in pochi anni era diventato una voce abbastanza significativa del dibattito culturale interno al mondo cattolico, coniava un nuovo slogan che è quello di astensione attiva. Quindi i cattolici continuano ad astenersi dal partecipare alla vita politica del regno, ma non per questo sono assenti dalla vita pubblica. I fogli cattolici in questa fase aumentano. È chiaro che non è casuale, diciamo, questa cosa legata a stretto filo all'entità di un dibattito sempre più importante all'interno del regno italiano. Se c'erano 7 periodici di ispirazione cattolica nel 1860, scritto 1900, scusate, diventano già 18 nel 1874, anche se qui ho scritto di nuovo 1900. La stampa cattolica è attraversata da una tensione interna che ha a che fare con la polemica tra testate più intransigenti e testate più moderate. Cosa significa? Che c'erano alcune testate più dure nei confronti del Regno d'Italia, che esprimevano un'opposizione più marcata
anche violenta dal punto di vista verbale, tant'è vero che lo stesso Papa, che pure aveva ovviamente interesse, diciamo, a vedere difese le sue prerogative, nel 1876 si richiamò, si appellò più volte alla stampa cattolica intransigente chiedendole di abbassare i toni. Io ho trovato una citazione, diciamo, di un discorso che venne fatto dal Papa ai giornalisti di tutta Europa, neanche solo quelli italiani, in cui tra le varie cose disse: chi grida troppo, chi ingiuria, dà forte a sospettare di non avere la ragione dal lato suo, quindi cerca di invitare alla moderazione. E l'Eco di Bergamo fa parte proprio del novero dei giornali cattolici moderati. Qual è il contesto storico in cui l'Eco di Bergamo nasce? Bergamo nell'Ottocento era ancora un'area, diciamo, in cui l'agricoltura giocava un ruolo tutt'altro che trascurabile, ma allo stesso tempo era una delle province più industrializzate d'Italia. C'erano, per esempio, circa 180 opifici dediti all'industria sierica, che era la più significativa nella provincia di Bergamo dell'epoca. Non c'era solo la lavorazione della seta, c'era anche la lavorazione della lana, del cotone, c'era un importantissimo birrificio in provincia, c'era una grande fabbrica di bottoni e ad Alzano, di cui purtroppo abbiamo tutti sentito molto parlare in questo periodo, c'era un cementificio, il cementificio Pesenti, che rappresentava insomma una delle più importanti realtà produttive della zona. Allo stesso tempo, però, nonostante questa crescita, diciamo, industriale, c'era ancora tasso di analfabetismo piuttosto significativo. Nel 1880 circa il 30% della popolazione era completamente analfabeta. Perché è così significativa e importante per il discorso che stiamo facendo il livello di industrializzazione della provincia? Perché in un momento in cui le idee socialiste iniziavano a diffondersi, ricordiamoci che nel 92 nascerà il Partito Socialista Italiano, le province più industrializzate, in cui quindi ci sono più operai, sono quelle in cui è chiaramente più semplice che si vadano diffondendo le idee socialiste, cosa che per il clero locale rappresentava un pericolo straordinario. Io ho trovato un passaggio di una pastorale che Monsignor Guindani, che era diventato da poco vescovo di Bergamo nel 1879, ha indirizzato ai suoi parroci, in cui li invita a prestare attenzione a un nuovo e gravissimo pericolo che minaccia le nostre religiose e tranquille popolazioni. E qual è questo pericolo? Ovviamente lo sviluppo del socialismo. I toni sono ovviamente quelli che caratterizzano, diciamo, la polemica politica dell'epoca, c'è cioè l'idea che il socialismo possa sconvolgere del tutto l'ordine sociale, spingendo gli operai, col pretesto, dice il vescovo, delle rivendicazioni dei propri diritti, alla violenza e alla rivolta. Dettaglio particolarmente divertente, diciamo, è quest'idea che il vescovo sia più preoccupato dai tumulti delle donne quasi che dai tumulti di popolo. Quindi, cosa succede? Che il vescovo cerca di ravvivare la vita culturale della provincia di Bergamo, di rendere la curia più attiva per cercare di contenere, diciamo, la lanciata potenziale del socialismo tra gli operai bergamaschi. E qui va incontrandosi con un altro grande protagonista della Bergamo dell'epoca, che non era bergamasco, curiosamente, Niccolò Rezzara, che era originario della provincia di Vicenza. Era un insegnante, un sociologo, oggi forse lo chiameremmo un attivista. Era un cattolico, praticante, convinto, molto attivo sul territorio bergamasco, dove risiedeva dal 1877, convinto che in questa fase storica così delicata servissero, nelle sue parole, non dei cattolici da museo, ma dei cattolici di azione. Sia lui che il vescovo a un certo punto accarezzano l'idea di dare vita a un nuovo quotidiano che possa essere espressione degli interessi cattolici nella città di Bergamo, e nel momento in cui l'appello del vescovo a fare di più in provincia per ravvivare il dibattito, far sentire la voce dei cattolici, si incontra con quest'idea del quotidiano, Rezzara passa immediatamente all'azione, e già a marzo del 1880 viene costruita la società editrice, grazie al contributo di 131 soci, e il primo maggio del 1880 esce il primo numero dell'Eco di Bergamo, diretto da Giovanni Battista Caironi. Una redazione molto piccola, c'erano 11 persone in tutto, compresi gli operai che si occupavano della tipografia, e tra di loro c'erano laici, ma anche alcuni religiosi, per esempio Don Clienzio Bortolotti, che sarà poi direttore a sua volta dell'Eco di Bergamo. Ho pensato che fosse interessante dare un'occhiata all'editoriale programmatico
comparso sul primo numero dell'Eco di Bergamo. L'editoriale programmatico era un must dei giornali dell'epoca e in effetti lo è ancora. È consuetudine che nel primo numero un giornale presenti la propria linea editoriale e spieghi un po' al lettore che tipo di visione del mondo intende raccontare, mostrare attraverso l'informazione che farà. Sul primo numero dell'Eco di Bergamo si legge che questo giornale si atterrà alle dottrine della Chiesa Cattolica e del Sommo Pontefice, professandole fedelmente e all'uopo difendendole francamente. Un riferimento alla turbolenta stagione politica che si sta attraversando, quindi di grande polemica tra Stato e Chiesa e alle turbolenze interne al movimento cattolico di cui ci siamo detti prima, quindi la polemica tra giornali più moderati e giornali più intransigenti. L'Eco di Bergamo assicura ai suoi lettori che fornirà tutte le notizie che sono necessarie a ben condurre gli affari domestici, c'è cioè un riferimento all'agricoltura, all'industria e al commercio, che vengono definite le ricchezze del nostro paese, paese inteso in senso lato, in senso ampio all'Italia, ma anche e soprattutto alla realtà locale, quindi alla città di Bergamo. C'è un passaggio sulla politica. L'Eco afferma che tratterà di politica con la debita misura, dicendo bene al bene, male al male, con linguaggio schietto e semplice. Un altro passaggio secondo me interessante è quello che riguarda nella seconda parte dell'editoriale l'uso di corrispondenti, quindi l'Eco si ripromette di attingere alle fonti pubbliche, quindi alle autorità, alle istituzioni per raccontare la politica ai suoi lettori, ma anche di fare la sua parte con dei giornalisti che vanno a cercare in prima persona le notizie. Non mancherà il romanzo piacevole e castigato per amena lettura delle famiglie, che era un altro must have dei giornali dell'epoca, quindi un romanzo spesso a puntate, tarato sulle esigenze del lettorato, e ovviamente per l'Eco di Bergamo non può che trattarsi di un romanzo castigato, oltre che piacevole. Un altro passaggio, secondo me, interessante è quello che riguarda la verità. L'Eco di Bergamo si ripromette di avere la verità come programma editoriale e si rivolge ai suoi possibili avversari, dicendogli che esso stesso schiferà di aver briga con chi che sia, ma agli eventuali avversari chiede soltanto sincerità, lealtà e rispetto, essendo risoluto di usarne esso medesimo. Un riferimento ancora una volta alle polemiche tra la stampa moderata e la stampa intransigente. Come va l'Eco di Bergamo? Come saranno i primi mesi di debutto editoriale del giornale? Io ho trovato questo dato, secondo cui la prima copia, il primo numero, vendette 5.000 copie. Mi è stato impossibile, complice la quarantena, verificare questo dato. Mi è sembrato un po' sovrastimato, considerato il fatto che Bergamo all'epoca aveva circa 40.000 abitanti. Detto questo, non è inusuale che il primo numero di un giornale venda molte più copie di quante ne venderà poi nel momento in cui si stabilizzerà. Quello che mi sembra un pochettino più ragionevole credere è che poi c'è stata una stabilizzazione. Ho trovato un secondo dato secondo cui nei primi mesi di vita l'Eco vendeva circa 1.800 copie, che è un dato un pochettino più, diciamo, credibile in qualche modo. Infatti Rezzara stesso riconosce che i primi anni, anzi, dell'Eco furono piuttosto difficili dal punto di vista economico. Ci siamo detti prima che era così per la stragrande maggioranza dei giornali. Rezzara dice: mal compreso da una parte, combattuto e oltraggiato dall'altra, il nostro giornale attraversò periodi assai critici. Un altro riferimento ovviamente alle polemiche tra quotidiani. È vero però che insomma, le vere difficoltà erano di natura economica. Nonostante questo, però, l'Eco di Bergamo si è affermato in tempi piuttosto rapidi come uno dei più autorevoli giornali cattolici del Nord Italia. Insieme a Avvenire, che era nel frattempo stato fondato a Bologna, e all'Osservatore Cattolico di Milano. La linea editoriale, naturalmente, dipendeva dal legame strettissimo con la Curia. Clienzio Bortolotti, che è stato, lo abbiamo già citato, direttore poi dell'Eco di Bergamo, in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, scrisse che l'Eco era obbligato a essere prevalentemente un monitore della vita religiosa privata e pubblica, era nel suo DNA in qualche modo. Non per questo, però, la politica veniva trascurata, anzi, c'è un editoriale del 1881 che viene pubblicato sull'Eco e che rappresenta il momento in cui il giornale rivendica il diritto a essere un giornale cattolico, ma al contempo un giornale che si occupa di politica, senza che questo significhi venire meno né all'una né all'altra prerogativa, in qualche modo. Noi vogliamo essere e siamo cattolici italiani, scrive
legge su questo editoriale. Noi amiamo con tutte le forze del nostro animo la religione cattolica e la patria, il papato e l'Italia. C'è un momento, tra l'altro, in cui dal centro stesso della cristianità, dal papato stesso, arriva un impulso alla stampa locale cattolica a fare di più, a diciamo, radicarsi nel territorio per diventare un punto di riferimento vero e proprio per i cittadini del Regno d'Italia. Il Congresso Cattolico Italiano, verso la fine degli anni Ottanta, invita tutti i giornali cattolici ad aderire alle necessità e ai gusti delle popolazioni di ogni centro, piccolo, medio, grande. E ai giornali si consiglia quale strategia viene consigliata loro per raggiungere questo obiettivo? Cercare soprattutto la cronaca. Si riconosce quindi che sì, il dibattito, i corsivi, gli editoriali alati contenenti grandi riflessioni sulla cristianità sono utili e sono parte integrante del compito di un giornale cattolico, ma quello di cui la gente ha bisogno è la cronaca. L'obiettivo deve essere quello di diventare elemento indispensabile del buon cattolico, sia esso un contadino, un affittuario, un bottegaio. Quindi leggere il giornale deve diventare, un po' come diceva Hegel prima, un'abitudine quotidiana. A questo punto, per tutto ciò che riguarda i primi 20 anni del Novecento, vorrei accelerare un po', non perché non siano interessanti, anzi sono alcuni degli anni più ricchi, diciamo, della storia del giornalismo italiano, ma perché vorrei concentrarmi un pochettino di più sul regime fascista, come ci siamo detti prima. Cosa dire di questi primi 20 anni del Novecento? Sono gli anni dell'affermazione del Corriere della Sera, diretto da Luigi Albertini, che Murialdi, l'autore della storia del giornalismo italiano che abbiamo già citato prima, definisce dominatore incontrastato di questa stagione, giornalistica. Nel 1904, sempre sotto la guida di Albertini, il Corriere supera il secolo, riesce a scalzare il secolo, riesce a sottrarre al secolo il primato, diciamo, per numero di copie vendute. Sono anni in cui i giornali italiani crescono, aumentano le tirature, aumentano anche il numero di pagine, inventano nuove formule, nuovi spazi, come la terza pagina, ad esempio, dedicata al dibattito culturale. Nel 1905, per volervi dare solamente un dato, ci sono ben 544 pubblicazioni periodiche nella sola Lombardia. Ciò nonostante, ancora si sconta l'arretratezza di cui ci siamo già parlati. Basti pensare che solamente tre giornali in tutta Italia vendono più di 100.000, più, vendono circa 100.000 copie. Ecco, il Secolo, il Corriere della Sera e la Tribuna a Roma. La Prima Guerra Mondiale è un momento di grandissima crescita per i giornali, ma allo stesso tempo segna la rovina economica di molti di loro. È chiaro che la polemica tra neutralisti e interventisti che precede l'entrata in guerra dell'Italia, è un dibattito di proporzioni gigantesche che spinge, la vendita dei giornali a livelli finora inediti. Nascono più pubblicazioni, sempre sospinte, diciamo, da questa, gigantesca polemica sul futuro del paese alla fine. E l'opinione pubblica, ovviamente, come sempre nei momenti di crisi, ha ancora più bisogno di informazione. D'altro canto, i costi di produzione aumentano vertiginosamente, soprattutto la carta, ci sono gigantesche difficoltà distributive e poi ovviamente c'è la censura voluta dal regno per controllare l'informazione durante la guerra, che diciamo, rappresenta un limite fortissimo alla libertà di stampa. E così arriviamo all'avvento del fascismo. Allora, è chiaro ed è noto che Mussolini era ben consapevole dell'importanza della stampa per la stabilità di un regime come quello che lui intendeva costruire. Da subito, infatti, fa il possibile per mettere a tacere tutte le voci contrarie, dissidenti che osavano criticare il regime e per assicurarsi un controllo di fatto assoluto su tutti i principali media. Del resto, Mussolini stesso era un giornalista, quindi conosceva benissimo le dinamiche dell'informazione. È chiaro che è con le leggi fascistissime, tra la fine del 1925 e l'inizio del 1926, che il regime riesce a acquisire quel controllo totale, di cui ci siamo parlati. In particolare la legge, del 31 dicembre 1925, che di fatto stabilisce che un giornale può legalmente andare in stampa ed essere distribuito esclusivamente se a dirigerlo, è un direttore responsabile, approvato dal prefetto e quindi di fatto gradito al governo. Ma quando si parla di fascistizzazione dei giornali, non si intende solamente questo, è un mix di violenza e intimidazioni, ma anche di strategie, finalizzate a sottrarre l'ossigeno di fatto delle pubblicazioni periodiche.
L'eco di Bergamo in questo rappresenta un caso, secondo me, davvero interessante, un po' perché riuscì fino a un certo punto, in un certo modo, a sottrarsi al dominio totale da parte del regime, e un po' perché quello a cui fu sottoposto negli anni 20 e anche nei primissimi anni 30 è un po' un riassunto delle tecniche utilizzate dal regime per mettere a tacere una voce sgradita, come era quella dell'Eco di Bergamo, perché la stampa cattolica in un primo momento fu uno dei pungoli principali del regime. In che modo l'Eco di Bergamo risultava così odioso e disturbante per il regime fascista? Fin dai primissimi anni 20, gli articoli dell'Eco di Bergamo e gli editoriali del giornale comparvero condanne delle politiche, delle attività delle squadre fasciste, e più avanti, in particolare, l'Eco si oppose alla quella che veniva chiamata la dottrina razzista, in cui denunciava di fatto apertamente la fallacia. L'Eco di Bergamo più volte dichiarò che per i cattolici era assolutamente impossibile obbedire a leggi contrarie apertamente alla dottrina cristiana, e di conseguenza molte delle leggi che il fascismo si adoperò per far approvare rientravano appieno in questa categoria. Il risultato fu che la stampa fascista locale iniziò ad accusare apertamente l'Eco di Bergamo di fare politica e di opporsi al regime. In particolare, la voce di Bergamo, che era foglio fascista, diciamo nato proprio ad hoc per sostenere la dottrina fascista, accusava in modo un po' sibillino l'Eco di Bergamo di essere cattolico ma non fascista, che era un modo per, diciamo, accusarlo di svolgere attività politica contraria agli interessi del regime. Quale fu il risultato? Il risultato fu che vennero messe in atto tutte quelle strategie di cui parlavamo prima, di intimidazione, di violenza e di, diciamo, sabotaggio della struttura economica che sorregge il giornale. Nel caso dell'Eco di Bergamo, già nel 1923, tutti i membri filofascisti del consiglio di amministrazione della banca del piccolo credito bergamasco che finanziava in questa fase il giornale, fecero in modo di subordinare la concessione di una tranche di aiuti, che era assolutamente indispensabile per la sopravvivenza del giornale stesso, al licenziamento del direttore, scusate, che era appunto Bortolotti. Questo fu il primo direttore dell'Eco costretto ad andarsene negli anni 20. Ne seguirono altri tre o quattro che si alternarono in quegli anni così difficili per il giornale. Nel frattempo l'Eco di Bergamo veniva sistematicamente bruciato sulle piazze, venivano organizzati dei roghi ad hoc. L'oratorio del seminario venne devastato dagli squadristi per protesta, diciamo, nei confronti dell'attività in generale della curia, ma anche per protestare contro gli articoli che venivano pubblicati sul giornale della Curia stessa. Gli strilloni che vendevano il giornale vennero intimiditi, i commercianti che compravano l'Eco di Bergamo ed erano soliti esporlo nei loro negozi venivano intimiditi a loro volta, venivano minacciati di non poter rinnovare la loro licenza se avessero continuato ad essere abbonati all'Eco di Bergamo. E poi si passò a misure ancora più forti, attivandosi, diciamo, per influenzare il governo locale affinché passasse delle norme che di fatto rendessero impossibile per l'Eco di Bergamo fare il suo lavoro. Per esempio, agli uffici pubblici a un certo punto fu vietato di consegnare comunicati alla redazione, quindi non veniva interrotto quel passaggio di notizie ufficiali che di fatto alimenta buona parte della cronaca cittadina di un giornale. Oppure alle edicole venne vietato di farsi recapitare l'Eco di Bergamo, tutte manovre che ovviamente erano apertamente di sabotaggio. Ed è all'interno, diciamo, di questa delicatissima fase che all'Eco di Bergamo arrivò un nuovo direttore nel 1938, ho sbagliato di nuovo la data, mi chiedo scusa, Don Andrea Spada. È una figura importantissima del giornalismo italiano perché è stato direttore dell'Eco di Bergamo per 51 anni, un record assoluto, certificato a un certo punto anche dal Guinness dei primati. Don Andrea Spada arrivò a dirigere l'Eco di Bergamo in questo momento delicatissimo, ma poi diciamo, riuscì a radicarsi e diventare un direttore non solo molto amato e rispettato dai suoi colleghi e da tutti i giornalisti, insomma, che hanno avuto modo di lavorare con lui, ma anche estremamente abile, perché, come poi vedremo, è riuscito a traghettare l'Eco di Bergamo pienamente nella modernità, trasformandolo in uno dei giornali locali più radicati nel loro territorio, più venduti. In che modo però Andrea Spada arriva a dirigere l'Eco di Bergamo?
In realtà vi arriva proprio nel momento in cui questo scontro tra il regime e la curia giunge al culmine, perché lo scontro dal livello locale si sposta addirittura a Roma e alla fine viene risolto con un vero e proprio compromesso, cioè Morello Morelli, che era il gerarca fascista di Bergamo, che più di tutti si era speso per ottenere la chiusura dell'Eco di Bergamo, viene rimosso, ma il direttore dell'Eco di Bergamo a sua volta deve essere cambiato. A quel punto il vescovo non sa più a chi rivolgersi e sceglie Don Spada, giovanissimo, all'epoca aveva solamente 29 anni, aveva un po' di esperienza perché aveva diretto un settimanale cattolico e lo dirigeva ancora in realtà, la Domenica del Popolo, ma non c'è ovviamente paragone, diciamo, tra dirigere un piccolo settimanale cattolico di una piccola provincia con dirigere quello che a tutti gli effetti era un quotidiano tra i più importanti della zona. Don Spada stesso ha raccontato come è andata questo suo arrivo all'Eco di Bergamo. Questo l'ho tratto da un articolo che è stato pubblicato sull'Eco di Bergamo stesso, appunto per ricordare il direttore nel momento in cui è scomparso. E Don Spada raccontava così il suo arrivo al giornale. Pio XI, ricevendo in udienza un gruppo di bergamaschi, minacciò di stracciare il concordato se gli squadristi avessero osato sopprimere il giornale. Alla fine il regime accettò un compromesso, niente chiusura, ma cambio del direttore. A quel punto il vescovo chiamò Don Spada, che cercò insomma un po' di far presente la sua scarsa esperienza. Eccellenza, gli disse: io non so niente di giornali, ma il vescovo fu irrimovibile, lei è un soldato e deve obbedire. E a quel punto per lui iniziò una carriera insolitamente rapida, perché entrò come praticante all'Eco di Bergamo e nel giro di pochissimi giorni divenne direttore. Come dicevo prima, la sua direzione fu lunghissima e molto, diciamo, fortunata, nel senso che ottenne dei grandissimi risultati. Non fu semplice, ovviamente. Ci fu una sola lunga interruzione nel momento in cui Don Spada venne chiamato alle armi come tenente cappellano militare. Io ho trovato anche qualche fotografia sempre dall'Eco di Bergamo. Don Spada poi riuscì a tornare, ottenne il congedo, poi dopo l'8 settembre riuscì insomma a lottare per evitare la chiusura dell'Eco di Bergamo, che le autorità tedesche insomma volevano chiudere. In qualità di cappellano delle carceri ebbe anche modo di incontrare alcuni membri della resistenza bergamasca, cui fu accanto, diciamo, negli ultimi istanti prima che venissero condannati a morte. Nel frattempo il giornale in qualche modo riusciva a crescere, pur con tutte le difficoltà distributive e sempre di approvvigionamento della carta, che insomma sono un po' caratteristiche di tutti i periodi di conflitto, di guerra. Nel 1945 si aggirava intorno alle 7.000 copie, alla fine degli anni 40 era arrivato a 10.000 e nel giro degli anni successivi crebbe ancora di più. A me piace chiudere questa piccola carrellata con il 1946, quando nei mesi precedenti, diciamo, al referendum, l'Eco di Bergamo scelse una linea di completa equidistanza, Monarchia o Repubblica, scelse di non schierarsi. L'editoriale diceva: questo giornale accetterà qualunque sia con piena serenità il responso del popolo. Alla vigilia del referendum ospitò due corsivi che esprimevano due pareri opposti. Ce n'era uno pro democrazia e uno invece pro Repubblica. Alla fine, tra l'altro, curiosamente, la provincia di Bergamo fu una delle pochissime nel centro-nord a esprimersi a favore della monarchia, insieme a Cuneo e Piacenza. Di poco, però comunque un singolare caso storico. Nel momento in cui poi Don Spada scomparve, ovviamente venne ricordato dal suo giornale, questa è la prima pagina del numero dell'Eco di Bergamo all'indomani della sua morte. Nel 2002, nella sua ultima apparizione pubblica, quando ricevette una laurea honoris causa in giornalismo, Don Spada diede la sua definizione un po' lirica di che cosa sia un giornale. Ne parla come di una creatura nuova che nasce ogni mattina. Sul tronco del giornale, disse, spuntano foglie tutte nuove sulle quali il giornalista scrive. All'alba si staccano, corrono dappertutto, ma vivono lo spazio di un mattino. Il giornalista non può rincorrere le foglie che si staccano dall'albero, non sa dove finiscono e spesso si domanda se è proprio vero che scritta malent. Il suo lavoro è affascinante ma anche fragile. Ogni giornalista conosce tante vie vicine alla comunicazione. L'importante è che non faccia la fine di un passaparola o il grido di uno strillone all'angolo della piazza o di una strada. Mi piaceva l'idea di chiudere insomma con queste sue parole. Io spero che questa cavalcata nella storia del giornalismo, per quanto rapida e per sua natura molto compressa, sia stata di interesse. Per chi avesse voglia di approfondire, ho messo insieme una bibliografia. Io purtroppo sono stata separata dalla quarantena da molti dei miei
manuali di storia del giornalismo. Sono riuscita a recuperare però molte risorse davvero utili che si possono consultare anche online, oltre alla storia del giornalismo di Paolo Murialdi, che è il testo, diciamo, base su cui si formano tutti coloro che affrontano la prima volta la storia del giornalismo e quindi può essere una lettura di base interessante per chiunque voglia approfondire. Grazie mille e buon proseguimento.